Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che, anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Qui all'Estadio do Dragão di Oporto si respira l'aria del miglior calcio europeo. Scelgono di attaccare con due uomini che verranno supportati da cinque centrocampisti. È un modulo più equilibrato di quanto possa sembrare, a patto però di avere esterni dinamici. Una difesa solida di tre uomini è in grado di disinnescare la maggior parte degli attacchi avversari, anche grazie all'aiuto degli esterni. A situazione capovolta, i tre in mezzo possono subito rifornire di palloni le punte, mentre i due laterali offrono un'ulteriore opzione per dare ampiezza al gioco offensivo. Tutto pronto? La sfida può avere inizio. Non la perdere! Milinkovic-Savic. Lucas. Hurt. Luis Alberto ha spazio sulla fascia, la gioca all'indietro, traversone di va di testa, insacca le spalle del portiere. Offside, gol da annullare. Forse la bandierina si è alzata con un po' di ritardo, un attimo di esitazione da parte dell'assistente. La decisione dell'arbitro è arrivata tardi, ma è sicuramente corretta. Lancio lungo del portiere. Correa prova a lanciare il compagno. E a quanto pare c'è stata un'altra situazione di fuorigioco. Il portiere la spedisce su. Milinkovic-Savic. Pericolo! Scodella in avanti. Riesce ad intercettare. Si ferma qui la manovra. Milinkovic-Savic. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Barak. Lungo passaggio in avanti. E passa. Scodella ci mette la testa. E c'è il gol dell'Hellas Verona. Prima rete per l'Hellas Verona. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Si spezza l'equilibrio dell'incontro. Da azione, reazione. Questo vantaggio causerà la risposta immediata degli avversari, questo è sicuro. E adesso per noi viene il bello. Il portiere si oppone. Gli nega la gioia del gol, che parata! Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Allontana la minaccia. Non la perdere!
Palla a Correa. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. C'è l'opportunità per il contropiede. Palla nello spazio, attenzione. Marusic. Fares. Correa. È in ottimo. Immobile! Ed eccolo il gol! Ecco il gol! La Lazio pareggia e raddrizza la situazione. Una bella conclusione, non c'è che dire. Ma non posso che immedesimarmi nel portiere. Secondo me non è riuscito a vederla partire. Si riparte, di nuovo in parità. Beh, ragazzi, se non vi piace una partita del genere, allora non vi piace il calcio. Milinkovic-Savic. Luis Alberto. Fares. Palla intercettata. C'è la palla lunga, in avanti. La gioca sulla destra. Il Verona al calcio di punizione. Luis Alberto cerca un compagno. Bella apertura. Se ne va. Cerca lo spunto. Pronto al tiro. Il portiere ci mette del suo per evitare il gol. La allontana con forza. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Tentativo di allungare il gioco. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Correa ha la possibilità di andare verso la porta. È stato un bel primo tempo. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1, uno scontro ancora aperto. Speriamo ci regali altre emozioni. È tutta una questione di spirito di gruppo e di volontà di non mollare. Il Verona dà il calcio d'inizio della seconda frazione di gioco. La Lazio ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. Fares. Ottima progressione, palla al piede. Da lì può segnare. Correa! Vicinissimi al gol, è stata una questione di centimetri. Ecco Immobile. Prova ad allargare sulla fascia, ma con scarsi risultati. Barak. Pallone lungo in verticale. Radu. Non la perdere. Lucas. Luis Alberto. Fares. Cerca lo spunto.
Luis Alberto. Sulla destra. Sulla fascia, è libero. Allontana il pericolo. Non ha esitato a farsi sotto e ha avuto la meglio. Schiaccia il piede sull'acceleratore. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Riceve la palla. Marusic. Milinkovic-Savic. Marusic. Immobile. Non può sbagliare. Occhio alla conclusione. E il palo salva il portiere. La butta via e fa respirare la difesa. Il Verona al calcio di punizione. Il portiere la calcia lontano. Immobile. Correa. Allarga il gioco. Si libera la grande. Occhio al tiro. Conclusione sul fondo. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il segno. Ecco un'occasione di contropiede. Gioca con un pallone lungo. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Luis Alberto. Luis Alberto. Milinkovic-Savic. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Palla a Correa. Trova il compagno in buona posizione. Da lì può, qui deve tirare. Bella parata! Ottimo disimpegno, fondamentale. Sostituzione della Lazio. Numero 96. Cerca lo spunto e trova ed evita il gol. Che grande parata. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Devono sfruttare questo calcio d'angolo. Immobile. Un gol pazzesco! Pazzesco! Un gol che parla da solo! È chiaro che il portiere non l'ha vista partire. Direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel varco aperto dei difensori. E così hanno completato la rimonta. Adesso devono solo gestire la situazione. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Lazovic. Pochissimo tempo a disposizione. La Lazio deve resistere ancora qualche istante. Luis Alberto. Finisce così, non c'è più tempo. E hanno dimostrato veramente grande caparbietà oggi.
rimanendo concentrati nel momento più difficile e portandosi a casa la gara. Un finale in cui è successo di tutto e sono stati proprio gli ultimi minuti a determinare la vittoria. Hanno trovato le risorse per vincere quando la gara sembrava avviata ormai al pareggio.